C'è un luogo nascosto, lontano dagli sguardi indiscreti del tempo e delle modernità. Un posto dove il silenzio si fa palpabile, quasi opprimente, e l'acqua ferma riflette non solo il cielo, ma anche i segreti sepolti sotto la sua superficie. Lì, tra i mormorii delle fronde e il sussurro del vento, si cela una leggenda antica quanto le pietre, una storia che parla di dannazione senza redenzione e di un abisso senza fondo, che inghiotte tutto ciò che tocca. Il lago di Aiso non è solo uno specchio d'acqua, ma la tomba di un'anima perduta e la culla di un mistero che da secoli si ripete senza mai svelarsi del tutto. Nell'ombra di un passato remoto, quando i giorni erano scanditi dal rintocco delle campane e le notti si popolavano di creature invisibili, viveva un uomo conosciuto da tutti come Chiarò. Il suo nome riecheggiava nelle valli e nelle colline, non per onori o per grandi gesta, ma per la sua avarizia, un male che gli si era attaccato all'anima come una malattia incurabile. Chiarò non è un uomo di fede, anzi, il suo cuore batteva solo per l'oro e ogni sua azione era dettata da una cupidigia che non conosceva pietà, nemmeno per le sacre festività. Il giorno di Sant'Anna, il 26 luglio, che il calendario segnava come sacro e inviolabile, il sole si levò alto nel cielo e l'aria era pregna del profumo del grano maturo. Una giornata calda, soffocante, una di quelle che sembrano allungarsi fino a sfiorare l'eternità. Ma per Chiarò quel giorno non era diverso dagli altri. Le sue mani callose, abituate alla dura fatica, non avevano intenzione di fermarsi e la sua mente era focalizzata solo sul guadagno. E nonostante le suppliche della moglie, donna devota e timorata di Dio, che lo pregava di rispettare la festa, Chiarò si ostinò a far lavorare i suoi braccianti nei campi. Quella mattina le porte del granaio si aprirono come al solito. Mentre le macine cominciavano a girare sorde al richiamo della sacralità, la moglie disperata si ritirò in preghiera, sperando che Dio potesse toccare il cuore del marito. Ma Chiarò rideva di quei riti e con un sorriso crudele comandava i suoi uomini, obbligandoli a trebbiare il grano, ignorando ogni segnale divino, ogni avvertimento che la natura sembrava voler dare. E fu allora che accadde l'inevitabile. Un silenzio innaturale calò su quei campi, come se il mondo intero avesse trattenuto il respiro. I lavoratori si fermarono, colpiti da un terrore senza nome, mentre Chiarò, ignaro o forse semplicemente incredulo, continuava a impartire ordini. Fu in quel momento che un angelo apparve alla moglie di Chiarò. La creatura celeste, avvolta in un bagliore accecante, l'avvertì di fuggire al più presto. Il suolo sotto casa, quella casa costruita su peccato e sacrilegio, si sarebbe presto aperto, inghiottendo tutto ciò che vi si trovava sopra. La donna, pallida e tremante, corse dai suoi figli e senza esitazione li prese con sé, fuggendo lontano dalla dimora maledetta. Pochi istanti dopo, con un rombo che sembrava provenire dalle viscere della terra stessa, la casa di Chiarò fu inghiottita da una voragine oscura che si aprì come la bocca di un mostro affamato. L'acqua che fino ad allora aveva dormito tranquilla sotto la superficie si riversò nel buco, colmando lo spazio vuoto e trasformandolo in un lago profondo e scuro, che da quel giorno fu chiamato l'abisso. Ma la tragedia non si fermò lì. La donna, che correva disperata con i figli stretti al petto, sentì un altro sussurro dell'angelo. Questi la ammonì di abbandonare il suo bambino più piccolo, predicendole un futuro di malvagità, un futuro che avrebbe ripetuto i peccati del padre. La donna, straziata dal dolore e dalla paura, gettò il bambino e dove questo cadde, la terra si aprì di nuovo, creando un secondo lago più piccolo, che fu chiamato Aisillo. La leggenda narra che ogni anno
nel giorno di Sant'Anna, chi si avvicina al lago Aiso può vedere, se il cuore è puro e l'anima pronta a sopportare il peso della verità, le travi della casa sommersa, ancora intatte sotto la superficie cristallina. Ma non è solo la vista ad essere coinvolta. Se il silenzio è abbastanza profondo e l'ascoltatore è abbastanza attento, si possono dire lamenti di Chiarò, la sua voce roca e disperata che guida ancora le cavalle, come se fosse condannato a ripetere in eterno quel lavoro sacrilego. Secondo altri, quelle grida sono suppliche rivolte a Dio, preghiere che chiedono perdono, ma che non troveranno mai risposta. Ma la storia ha una seconda versione. Alcuni raccontano che in quel giorno maledetto non fu un angelo a predire la fine di Chiarò, ma un frate, o addirittura San Pietro in persona, che passando di lì si fermò a rimproverare il contadino per la sua sfacciata violazione del giorno santo. La risposta di Chiarò fu un insulto, e fu allora che il frate, con uno sguardo di pietra, decretò la sua condanna. Il suolo si squarciò, la casa affondò e le acque salirono come un'onda di vendetta, coprendo tutto con la loro gelida coltre. La moglie, l'unica a salvarsi, fuggì con il neonato tra le braccia, ma come nella prima versione, anche qui il frate le ordinò di abbandonare il bambino. Obbediente, la donna lasciò cadere il piccolo e subito la terra si aprì sotto di lui, creando il secondo lago. E ancora oggi, nel giorno di Sant'Anna, si dice che le grida di Chiarò risuonino dal fondo dell'Aiso, chiamando il suo nome come se cercasse una via di fuga da quell'abisso che lui stesso aveva creato. Di prove concrete di questa storia non ne esistono. Eppure chi visita il lago Aiso non può fare a meno di sentirsi osservato, come se gli occhi invisibili del contadino dannato scrutassero dal fondo delle acque. E ogni anno il numero di avvistamenti e di strani eventi cresce, alimentando una leggenda che, come le acque del lago, non trova mai pace. In questo angolo dimenticato del mondo, il lago Aiso continua a raccontare la sua storia, sussurrando di colpe antiche e di anime dannate a chiunque abbia il coraggio di ascoltare.